Si pensa che l'origine del nome di Polizzi sia dovuto a questa dea. Non ci sono racconti diretti che io conosca per quanto riguarda la statua, anche perché la statua era stata nascosta nei secoli. Lentamente ha perso la sua funzione ed è stata adoperata, come sappiamo tutti, come supporto di una fonte battesimale in una chiesa cristiana. Un atto, diciamo, sacrilico, quello di mettere una statua mitologica in una chiesa. Proprio questo forse terrorizzò il vescovo. Davanti a tutti la fa abbattere. Pensato di chiamare un monaco e di farla rompere e cospargere i pezzi per la strada. Il popolo di Polizzi, i giurati, quelli che erano incaricati, eccetera, hanno protestato contro il vescovo, ma non ci sono riusciti. Perdemmo una statua di vecchia memoria, ma a dare giudizio non sono io, ma sarà la storia. È un pezzo storico della città che ci manca, a parte la protesta o non protesta, la raffigurazione che c'è della protesta, però manca, non c'è più.